Beneteau Flyer 9 Space Deck. Ci troviamo a Porginestra, al centro prove di Barcellona di Beneteau, per andare a testare con Barche Bellandi questa fantastica Beneteau Flyer 9 Space Deck. Rientrati, piedi a terra, terraferma. Bene, la cosa bella di questa Space Deck 9 metri è anche la possibilità di avere la prolunga prendisole proprio dove sono io, completamente sfruttabile, quindi tutto il ponte diventa un unico grande prendisole. Il nome Space Deck non è a caso, infatti abbiamo un sacco di spazio. Se vedi la peculiarità di questa barca è questo enorme spazio di camminamento che ti può far arrivare fino a prua della barca. Qua abbiamo anche il gavone dedicato al salpancore elettrico e di fronte a me c'è il grande prendisole su cui ero seduto e la prolunga diventa lungo fino a questa base. Plancia di comando, di conseguenza il piano, il controllo della barca di navigazione, timone centrale, quindi il nostro volante. Nella parte destra abbiamo le manette elettroniche della Suzuki, infatti montiamo due motori Suzuki da 250 cavalli che rendono questa barca particolarmente scattante e veloce, oltre che sicura ovviamente come tutte le Beneteau. Abbiamo un plotter cartografico nella parte centrale che fa eco scandaglio e oltre a questo tante altre funzioni derivanti dal fatto che è un Garmin multistrumento, quindi tutte le funzioni sono all'interno: la strumentazione di Suzuki, l'accensione, i zip wake che sarebbero, anzi sono, dei flap che ti servono per stabilizzare la barca in modo automatico e sicuro, e abbiamo anche un trolling mod per poter pescare al minimo abbassando i giri. Quindi una barca che può essere sfruttata veramente per farsi la giornata in mare e godersi gli sport acquatici, anche comprendendo la pesca che magari serve una barca molto lenta. Tutto questo bozzetto è una panca sola di popa, mi sembra un po' pochino per farci stare tutta quanta la famiglia alla portata di queste persone, ma aspetta un secondo, andiamo a vedere, scopriamo che abbiamo una panca anche qua, biposto ovviamente, una panca anche in questa posizione. A questo punto possiamo far sedere tranquillamente anche 8-10 persone. Ma perché mi dico io, mi sono chiesto, non mettere una panca anche da quella parte? Bene, poi ho scoperto che cos'è, è l'apertura laterale. Anche questo è un accorgimento pazzesco di una bellezza estrema, perché sarà abbastanza aprire lateralmente la barca per aumentare ancora di più lo spazio a bordo. Qua abbiamo una terrazza a mare, completamente sfruttabile, quindi abbiamo un pozzetto grande come una barca da 10-11 metri in questo modo, pur rimanendo sulla nostra Flyer 9. Proprio di fronte a me ho due motori fantastici, i Suzuki 250 in versione bianca. Bene, sono belli da vedere, ma soprattutto sono belli per andare. Sopra il loro ai motori e quindi di fronte a me dove sono attaccato è il roll bar per il traino, che è comodissimo anche per la salita e la discesa, e oltre a quello sono esattamente con i piedi sulla plancetta di poppa di sinistra, quella di babordo. Plancetta che ovviamente insieme è abbinata a quella di tribordo, quella di destra, mi fa arrivare la barca fino alla fine dei motori. Quindi anche in una versione fuori bordo come questa avrò la possibilità di spaziare fino a mare in questa posizione. Altra chicca, altro segreto, o comunque segreto nascosto di questa bellissima Flyer 9 Space Deck, la possibilità di avere all'interno di questo gavone, di questa seduta, anche la cucina. Di conseguenza abbiamo una piastra e abbiamo il lavello proprio qua di fronte a me. Space Deck o Sun Deck, se questo è il problema, ti voglio far vedere le dimensioni di profondità. Questa finestra è quella che abbiamo di fronte al piano di calpestio di tutta prora della barca, ma comunque possiamo infilare le gambe
esattamente in quella posizione e abbiamo un letto che è lungo 1,90 m, quindi la posizione c'è, la larghezza anche, perché attocchiamo i 2 metri di larghezza, di conseguenza è un letto matrimoniale vero, se non che si abbassa leggermente questa posizione, ma comunque ci si sta tranquillamente a dormire, come puoi vedere. Dai, non posso fingere di star felicemente comodo, sono sdraiato sul legno duro, durissimo, ma ovviamente questa posizione è un letto ed è possibile metterci un materasso, averlo anche come cabina, tranquillamente ci possono dormire 2 ragazzini, 2 bambini se li avete a bordo, di conseguenza la possibilità di avere un letto supplementare su questa barca anche nella versione Space Deck c'è ed è assolutamente sfruttabile. La toilette, come vedi, è molto ampia e larga. La posizione del WC è comoda e ti fa anche da cabina doccia. Infatti lo spruzzino del lavello diventa il tuo spruzzino per farti comodamente la doccia anche a bordo. Tutte le informazioni tecniche e commerciali di questa bellissima Beneteau Flyer 9 Space Deck le trovi nella tendina qua sotto, in cui descriviamo la barca nel dettaglio con tutte le caratteristiche tecniche. Non dimenticarti di iscriverti al canale YouTube Barca Bellandi se non vuoi perderti neanche uno dei nostri video. Da Barcellona è tutto anche questa volta, buon vento e occhio sempre al meteo.